sono convinto che trovarsi immersi nel bello non sia una cosa marginale, perché fa bene a tutti, io me ne rendo conto, fa bene all'utenza e fa bene a noi. E per noi è importante anche mantenerlo questo bello, perché ci lavoriamo tutti meglio. Sono Vincenzo Mangione e sono un educatore professionale presso la Casa di Gello. La Casa di Gello è un centro gestito dalla Fondazione Raggio Verde che ospita adulti con autismo e nell'ottica della qualità di vita. Il progetto si articola attraverso la farm community, laboratori di ceramica, laboratori di musica e tutto quello che riguarda il contesto sociale e di apertura verso l'esterno. La Casa di Gello nasce dalla forte volontà di un gruppo di genitori e di ragazzi con autismo che non trovavano nel territorio le risposte alle loro esigenze. I primi passi che muove Agraba sono quelli di creare un progetto startup che prevedeva interventi florovivaistici sul territorio. Questi interventi potevano andare dalla semina, dalla raccolta e venivano svolti in varie realtà territoriali. La svolta avviene nel 2012, quando la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia decide di investire sul nostro progetto. La Fondazione è da sempre o si occupa del sociale, è molto attiva e l'investimento è stato oneroso perché dal niente, qui nei pressi di Gello, è stata creata un'immensa struttura e tutto ciò che serve per la realizzazione del progetto di farm. Attualmente il progetto Casa di Gello si svolge all'interno della struttura di circa 900 metri quadri e in uno spazio esterno di un ettaro. Lo spazio esterno comprende un'oliveta, un frutteto, una serra calda e una fredda e un giardino sensoriale. Abbiamo anche uno spazio dove facciamo terapia con gli animali che ospita la nostra asina Agnese e la capretta Nina. Casa di Gello ospita 32 utenti adulti con progetti individuali incentrati sulla qualità di vita. Allo stesso tempo ospita 17 minori in un progetto simile a quello che già facciamo con gli adulti. In questo caso la gestione è passata dal centro minori al centro adulti, sia per offrire agli utenti più piccoli la possibilità di sfruttare il nostro spazio esterno, sia perché man mano che crescono il loro progetto individuale va verso sempre più una dimensione di adulti e più simile a quello che già noi facciamo. I lavoratori che sono impegnati nel nostro progetto sono 20. La gestione di Casa di Gello è ad opera della Fondazione Raggio Verde, che unisce gli intenti e le forze di Agraba, l'Associazione Agraba, e della Fondazione Turati, una realtà che si occupa da oltre 50 anni della riabilitazione. A mio parere la Casa di Gello offre un'opportunità unica di lavorare con questo tipo di utenza, perché immersi nel verde, quindi abbiamo questo enorme spazio a disposizione nel quale comunque volgere la nostra attività. Mi rendo conto in qualche modo di come ogni progetto che è completamente calato sul nostro utente, costruito e pensato sui suoi bisogni, non su quello che secondo noi è importante che faccia, ma c'è tutta una parte preliminare nel quale ci chiediamo quali sono gli aspetti che sono fondamentali per lui. Questo è sicuramente particolarmente stimolante, perché oltre alla parte operativa nel quale noi siamo con i nostri ragazzi e svolgiamo le nostre attività, c'è anche tutta una parte dove noi ci fermiamo un attimo e ripensiamo a loro. Un'impostazione di lavoro come questa invece ci dà la possibilità di, come dire, guardare dietro e rendere la profondità che è tipica di ognuno, come di ognuno dei noi operatori, anche dei nostri ospiti. Tra 30 anni mi immagino che il progetto Casa di Gello fondamentalmente si svolga su due binari. Uno che è quello che riguarda il dopo di noi. Fra 30 anni tanti dei nostri utenti saranno adulti, saranno molto adulti. Questo già sta avvenendo, perché sempre grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia si stanno trovando delle soluzioni abitative che rispondano in qualche modo a questa esigenza. L'altro binario che vedo è quello di un proseguimento del progetto e di quello che facciamo a Gello,
di una farm, di un progetto florovivaistico che entri a regime e che in qualche modo anche si allarghi al territorio per gestire una cosa che comunque è un po' distante da noi, che è quella di gestire orti, e vorremmo farlo in maniera strutturata, con la stessa struttura che utilizziamo per seguire tutti gli altri progetti e tutti gli altri aspetti della vita di Genova.